Di tanto in tanto io cambio le schede SD perché non faccio affidamento sui supporti di memorizzazione, negli hard disk, nelle schede di memoria. Utilizzando Nikon Z6 e Z6II, Z8 adesso, da qualche anno ovviamente ho dovuto comprare anche delle CF Express e ho iniziato qualche anno fa con una Manfrotto da 128 GB che si è tolta a fatica dalla Z8. Non so se ve la ricordate, ci ho fatto un video anni fa, vi esce la scheda qua sopra, poi assieme alla Z6II, che ho comprato usata, di seconda mano da un fotografo, abbastanza rinomato, che poi è passato a Sony, e ho comprato la SanDisk, cioè mi ha regalato la SanDisk assieme alla Z6II e a tutto un bundle che ho comprato, e da allora utilizzo queste due, intercambiandole con le schede SD. Queste sostanzialmente mi fungono da backup e poi per praticità vado a scaricare la scheda SD nel MacBook Pro. Vi ho fatto dei test di velocità con la Z6II o la Z6, non mi ricordo, vabbè, vi ho fatto dei test di velocità del buffer di quanti step si riescono a fare con queste schede. Ma adesso lo rifacciamo perché ho acquistato su Amazon queste Lexar Professional da 256 GB che si ripromettono una velocità di scrittura di 1800 MB, che sono più che sufficienti. Questa SanDisk è 1200 MB, la Manfrotto non mi ricordo per niente. Ve lo scrivo nella descrizione del video perché altrimenti non riusciamo. Perché ho comprato la Lexar? Delle CF Express mi fido di più in generale come scheda di memoria, della Lexar non tanto perché le SD ne ho restituite ad Amazon svariate, però queste erano in offerta, le ho pagate 90 euro da 256 giga quando tutte le altre costano un abisso. È ovvio, non sono sempre in offerta. Io vi consiglio di andare a sbirciare di tanto in tanto. Vi lascio sempre comunque il link nella descrizione del video. Voi andate, cliccate lì così supportate il canale, se la acquisterete. E di tanto in tanto andate a controllare se il prezzo è sceso. Secondo me tra le 100, aspettate che ve lo dico in diretta, i miei ordini, ve lo dico in diretta perché l'ho comprato poco tempo fa. Visualizza dettagli ordine. Le ho pagate 97 euro l'una. Se le trovate tra i 97 e i 103 come stanno adesso con il 35% di sconto, secondo me conviene, perché tipo le 128 giga costano 83. Per 20 euro differenza avete il doppio dello spazio. Andatevele a comprare quando le trovate in offerta. Vi ripeto, 35% di sconto. C'è una versione Gold che costa il doppio e c'ha una scrittura di, non te lo dice, 1500 megabyte al secondo, cioè solo 200 megabyte in più. Io non so che cosa dobbiamo scrivere così tanto veloce. Ad ogni modo, andiamo a fare questo test e vediamo se effettivamente c'è una differenza tra le schede. Secondo me non è un problema neanche di affidabilità perché col doppio slot, dai, che cosa volete che sia. Ah, che bello, vedete, c'è la custodietta, quella rigida, che fa sempre comodo. E iniziamo a fare un test con la Lexar. Utilizziamo la Z8, la formatto, la scheda, formattazione rapida. Fatemi attivare i suoni perché altrimenti poi non riesco a contare le foto che scatto, e metto alto 20 frame al secondo. Mi dà la bellezza di 6600 foto con la 256. Ad ogni modo, vabbè, ciao. Questi tempi dove andiamo? A Milano. Tempi.
Non so a che punto si è fermata il buffer, ma era più un problema di buffer. Comunque abbiamo sparato 187 foto. Andiamo a vedere se c'è una differenza con Manfrotto e SanDisk. Wow, questa mi è sembrata molto più veloce. Ovviamente io non ho formattato la scheda, quindi non vi so dire quante foto abbiamo fatto. Da, però, non ve lo dico, da 1786, 1420 a 1786 sono 366 foto, molti di più. Quindi la Manfrotto è molto più veloce. Adesso proviamo la SanDisk. Anche se sulla carta dovrebbe essere più lenta della Lexar. E vabbè, diciamo non vorrei formattarla la scheda perché le ho scaricate le foto però insieme. Questa sì che è più lenta. La Manfrotto è la più veloce, ragazzi. Allora, 96 più 96, 96 foto ragazzi, e poi è partito il buffer. Perché qua ha cambiato cartella, giusto? Fatemi vedere. Sì, 96. Cioè io voglio rivedere. Sì. 186, prima erano 96, adesso ne abbiamo fatto un altro 90. Ok, allora, Lexar scheda più lenta, anche se 96 foto in quanto? In 2 secondi, cioè che non le scatterò mai in vita mia e spero vivamente neanche voi. La più veloce è stata questa Manfrotto che è arrivata a questo punto. Io mi vado a vedere e ve lo dico per completezza. Ah sì, l'ho comprata dal sito Manfrotto perché era un'offerta. E allora ve la devo cercare sul sito Manfrotto. Manfrotto CF Express. Non so che tipo di memoria ci sia. Adesso la 256 sta a 279 euro. Sono cambiate, c'è una 150 giga da 1540 megabyte da scrittura, questa qua lo stesso modello che ho io è sempre 1540. Allora ci sta che la differenza si senta. Manfrotto 1540 megabyte al secondo, scusate, non giga, ho detto prima, si è sparata 300 e rotte foto. La Lexar 186 e la SanDisk Extreme 96. Comunque, sono sarò stato sicuramente impreciso. Trovate tutto scritto per bene nella descrizione del video. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, così continuo a fare questi video approssimativi che mi piacciono tanto perché per me YouTube non è un lavoro, è un hobby, è un passatempo e cerco di dare appunto dei consigli utili e delle cose che non si vedono su YouTube perché tutti quanti sono obbligati a fare dei contenuti un po' pilotati dal marketing, dalle aziende, eccetera, eccetera.